Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento speciale in Centrale dell'Acqua. È un appuntamento a cui teniamo molto, che segna un po', come dire, il culmine, il climax delle iniziative dedicate a Primo Levi, che, come sapete, ma ve lo ricordo per l'ennesima volta, potete venire a visitare in Centrale dell'Acqua a Milano la mostra Primo Levi Figure. È un'occasione veramente imperdibile, unica, per poter ammirare, e bisogna farlo dal vivo, in presenza, le opere, le sculture che Primo Levi ha realizzato nel corso della sua vita al filo di rame. Quindi vi invito ancora a venire, approfittando anche questa settimana, ma la prossima, per Museo City, l'iniziativa che riunisce tutti i musei milanesi. La Centrale dell'Acqua sarà anche aperta con orario speciale fino alle 19, quindi c'è questa ulteriore opportunità. Dicevo un po' il climax, il culmine delle iniziative, perché abbiamo due ospiti speciali per una lezione spettacolo dedicata a Primo Levi, alle mille facce di questo autore, scrittore, testimone. Gli ospiti sono Marco Belpoliti, scrittore, saggista, ricordo solo che è il curatore delle opere complete di Primo Levi pubblicate per Einaudi, ha dedicato diversi scritti naturalmente a Primo Levi, non ultimo il Primo Levi di fronte e di profilo, e Pietro Scarnera, che abbiamo già avuto ospite, qualcuno di voi probabilmente si ricorda, disegnatore che realizzerà disegni dal vivo durante la lezione di Marco Belpoliti. Pietro Scarnera è autore di Una storia tranquilla, che è appunto una biografia sentimentale di Primo Levi. Ma io non voglio togliere altro tempo ai nostri ospiti, quindi do il benvenuto a tutti, a loro, e lascio la parola a Marco Belpoliti. Il titolo di questa conversazione è Il poliedro Primo Levi, 1945. Giunsi a Torino il 19 ottobre dopo 35 giorni di viaggio. La casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava. Così leggiamo alla fine della tregua. Tra le prime cose che Levi fa, arrivato a casa, è dormire nel suo letto, ma non ci riesce. Troppo morbido il materasso e finisce per stendersi per terra e dormire così. Altra cosa che gli ha lasciato la permanenza nel lager di Monowitz è quello di camminare per le vie di Torino, tenendo lo sguardo rivolto a terra. Un'abitudine consueta, racconterà. Nel lager si cerca sempre qualcosa che possa servire. L'abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo, come per cercare qualcosa da mangiare o da intascare presto e vendere per il pane. Una delle cose che ha trovato nel campo è una moneta di lega leggera, che Levi si troverà in tasca a Torino, graffiata e corrosa, raffigurante su una faccia la stalla di David. La data 1943 e la parola getto. In tedesco c'è scritto: quietanza di 10 marchi. E la frase: il decano degli ebrei di Liebmanstadt è Chaim Runkowski. L'interesse per i marciapiedi lo tornerà molti anni dopo in un articolo pubblicato sulla stampa e raccolto in un meraviglioso libro, L'altrui mestiere, da cui vorrei cominciare qui, proprio da questo punto, i marciapiedi, per raccontare il poliedro Primo Levi, un uomo dalla cultura plurale, composita, con una grandissima curiosità, un'attenzione alle cose, alle persone, che ne costituisce l'identità di scrittore. Levi come un poliedro. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiede innumerevoli facce. C'è il testimone, lo scrittore, l'antropologo, l'etologo, il linguista, il poeta, l'alpinista, il filosofo e altre facce ancora. Se si illumina una faccia, le altre restano in ombra. E ruotando questo poliedro per vederle tutte, non si riuscirà mai ad avere una visione totale e completa. Ed ecco qui alcune di queste facce di questa personalità complessa. Primo
Prima faccio l'antropologo. Ripartiamo dai nostri marciapiedi. Segni sulla pietra, che è il titolo di questo articolo, è un perfetto esempio di antropologia urbana, ma anche di una di quelle microstorie in cui Levi eccelle, come gli accade nel sistema periodico. Qui prende come oggetto d'osservazione i marciapiedi della sua città e ne racconta la storia. I marciapiedi della mia città, e non ne dubito, quelli di qualsiasi città, sono pieni di sorprese. Che cosa vede Levi nei marciapiedi? Ad esempio, come si sono consumati e logorati. Nel lastricato che si trova davanti al Palazzo Carignano, scrive, il percorso rettilineo tangente all'ingresso principale è eroso normalmente, mentre nei recessi della facciata barocca albergano lastre ruvide, perché per più di 3 secoli non c'è mai passato nessuno. O ancora, davanti al numero 9 bis di Corso Re Umberto, la via dove Levi abita, lo scrittore segnala la presenza di fori prodotti da prismi d'acciaio lanciati dagli aerei alleati che hanno forato la pietra spessa di 10 centimetri. Ma è soprattutto la gomma da masticare che lo interessa. Macchie rotonde del diametro di pochi centimetri, biancastre, grigie e nere, che manifestano i tratti più frequentati e che domani, scrive Levi, i futuri archeologi dei marciapiedi potranno identificare. Da chimico ci sofferma sulla particolare esistenza di questo materiale che deve resistere alle deformazioni senza distruggersi e al tormento della masticazione, che la definisce fatto di pressione, umidità, calore e enzimi. Ma non c'è solo l'antropologo dello spazio urbano, c'è l'antropologo che osserva nel lager cosa è essenziale e invece cosa non lo è per l'uomo. Daniele Del Giudice, nella prefazione delle opere, uscita nel 1997 per la prima volta, scrive così: ogni grande narratore è anche un antropologo. Levi lo è in modo particolare. 1947, esce Se questo un uomo presso l'editore De Silva di Torino. Ecco qua la seconda faccia, il testimone, quella più nota. Il testimone, Levi, ha una qualità particolare. Sa soffermarsi sulle minuzie, sui dettagli, sui particolari, come nel caso dei marciapiedi. Ecco qui come racconta la borsa nel lager, il valore che le cose hanno lì dentro. Tra le tante cose che si possono raccontare di questo libro magnifico, Se questo è un uomo, ne scelgo una forse meno conosciuta, poco citata, ma assai interessante, che si trova nel capitolo Al di qua del bene e del male. Il Maorca. Cito da Levi. Il Maorca è un tabacco di scarto, in forma di schegge legnose, il quale è ufficialmente in vendita alle cantine, in pacchetti da 50 grammi, contro versamento dei buoni premio che la Buna dovrebbe distribuire ai migliori lavoratori. Tale distribuzione avviene irregolarmente, con grande parsimonia e palese iniquità, in modo che la massima parte dei buoni finiscono direttamente, o per abuso di autorità, nelle mani dei capos e dei prominenti. I buoni premio non sono nient'altro che la moneta nel lager. E così spiega Levi. Il loro valore è variabile, in stretta obbedienza alle leggi dell'economia classica. Ci sono stati periodi in cui il buono premio è costato una razione di pane, poi una e un quarto e anche una e un terzo. Un giorno è stato quotato una razione e mezza. Poi è venuto meno il rifornimento di Maorca alle cantine e allora, mancando la copertura, la moneta è precipitata di colpo a un quarto di razione. Fra i prigionieri non sono molti quelli che ricercano il Maorca per fumarlo personalmente. La maggior parte esce dal campo e finisce ai lavoratori civili della Buna. Come funziona il tutto? Lo Efling economizza in qualche modo una razione di pane, la investe in Maorca, si mette cautamente in contatto con un amatore civile
che acquista il Maorca effettuando il pagamento a contanti con una dose di pane superiore a quella inizialmente stanziata. Lo Efling si mangia il margine di guadagno e rimette in circolo la razione che avanza. Speculazioni di questo genere stabiliscono un legame fra l'economia interna del lager e la vita economica del mondo esterno. Quando è venuta accidentalmente a mancare la distribuzione del tabacco alla popolazione civile di Cracovia, il fatto, superando la barriera di filo spinato che ci segrega dal consorzio umano, ha avuto immediata ripercussione in campo, provocando un netto rialzo della quotazione del Maorca e quindi del buono premio. E Levi non è solo testimone antropologo, ma sembra quasi conoscere i rudimenti dell'economia classica, domanda e offerta. Probabilmente esiste anche un Levi economista. La testimonianza, questo è il punto, è legata alla necessità di sopravvivere. Nel 1958, per la seconda volta, viene pubblicato Se questo è un uomo, esce per le edizioni Einaudi, che inizialmente l'avevano respinto. È lo stesso libro. Ma non è lo stesso libro. Diverge di circa 30 pagine. Ma sono importanti queste 30 pagine perché danno al libro un tono narrativo ancora superiore al precedente. Nell'edizione del 58 Levi introduce un capitolo importante, iniziazione. C'è un personaggio in questo capitolo, di cui parleremo ancora più avanti, Steinlauf, che parla così. E Levi, la voce è quella di Levi. Ho scordato ormai, e me ne duole, le sue parole dritte e chiare, le parole del già sergente Steinlauf dell'esercito austro-ungarico, croce di ferro della guerra 14-18. Me ne duole, perché dovrò tradurre il suo italiano incerto e il suo discorso piano di buon soldato nel mio linguaggio di uomo incredulo. Ma questo ne era il senso, non dimenticato allora né poi, che appunto perché l'agar è una gran macchina per ridurci a bestie, noi bestie non dobbiamo diventare. Che anche in questo luogo si può sopravvivere e perciò si deve voler sopravvivere per raccontare, per portare testimonianza. E che per vivere è importante sforzarci di salvare almeno lo scheletro, l'impalcatura, la forma della civiltà. Questo brano è stato introdotto nella seconda edizione di questo Se questo è un uomo, nel 58. E l'idea fondamentale è proprio questa: sopravvivere per raccontare, per portare testimonianze. Questo è il compito che ha ricevuto Primo Levi. Ha ricevuto il dono della parola da Auschwitz e parla, racconta, scrive. Ma sappiamo anche che è un dono avvelenato. Nella sua prefazione alle opere del giudice ricorda una frase di Jacques Derrida, riferita a un testo di Maurice Blanchot. La parola testimoniale è sempre primariamente una parola sopravvissuta. 1946, lo scrittore è tornato dal lager e si è messo a scrivere Se questo è un uomo. La volontà di essere uno scrittore, Levi la comunica a Jean Samuel, il piccolo del suo libro. Gli scrive una lettera nel 1946, sta finendo di scrivere il suo primo libro, gli manda anche un capitolo in lettura in italiano e pensa già, scrive nella lettera, al secondo libro, che uscirà solo nel 1963, La tregua, 17 anni dopo. Che cosa significa essere uno scrittore testimone? Levi l'ha detto in un suo scritto apparso su un giornale a cui collaborava, La Stampa di Torino, dove parla della sua avventura. Questo testo esce nel 1982. Ha finalmente pubblicato un romanzo, il suo primo e unico romanzo, Se non ora quando. E così definisce il suo scrivere. Scrivere di cose viste è più facile che inventare, è meno felice. È uno scrivere e descrivere. Hai una traccia, scavi nella memoria prossima o lontana,
riordini i reperti, se hai talento, li cataloghi, poi prendi una sorta di macchina fotografica mentale e scatti. Puoi essere un fotografo mediocre, o buono, o magari artistico. Puoi nobilitare le cose che ritrai, o riportarle in maniera impersonale, modesta e onesta, o darne invece un'immagine distorta, piatta, sfocata, scentrata, sotto o sovraesposta. Ma in ogni caso sei guidato, tenuto per mano dai fatti, hai terra sotto i piedi. Tutto questo è vero, ma è anche vero che nessuna opera di Levi è priva di quella capacità inventiva che lui riteneva di possedere solo chi si dedica alla scrittura di immaginazione. Questa immaginazione c'è sempre, in ogni pagina di Levi. Basta pensare ai personaggi che racconta nel capitolo I sommersi salvati, disse questo un uomo, i quattro salvati, che sono quattro piccole meravigliose storie, o l'invenzione di personaggi come Nordonaum o Cesare nella tregua, che si imprimono fortemente nella memoria dei lettori. Ma anche lo stesso piccolo, e poi Steinlauf del capitolo Iniziazione di cui abbiamo parlato prima, o Alberto, che nell'edizione del 58 diviene uno dei personaggi principali del racconto. Come ha detto in una sua lezione, lezione Levi, del Centro Levi di Torino, Mario Barenghi ha detto: crediamo a Primo Levi perché è uno scrittore. Sta tutto qua. La sua testimonianza si avvantaggia di essere il racconto di uno scrittore, come ci mostra ogni riga o pagina di questo suo primo libro, Se questo è un uomo. Con una formula icastica, Daniele il Giudice ha intitolato il suo capitolo della introduzione alle opere Narrare con personaggi veri e veri fatti. Jorge Semprun, deportato politico, scrittore, in un suo libro, La scrittura e la vita, afferma che un'esperienza come quella dell'Agar non è trasmissibile se non attraverso la scrittura letteraria. E Del Giudice lo ha sintetizzato in una formula, questo rapporto tra il testimone e lo scrittore. In Se questo è un uomo, dice Del Giudice, Levi è un testimone narratore. A partire dalla tregua è un narratore testimone. Ma che tipo di scrittore è Primo Levi? Possiamo dire, uno scrittore di racconti, di testi brevi. Tutti i suoi libri sono il risultato di montaggi, di testi non lunghi, brevi. Persino il romanzo, Se non ora quando, l'unico che ha scritto, è costruito attraverso micro racconti tenuti insieme da una cornice narrativa, il viaggio, come già aveva fatto nella tregua, che si svolge nello stesso territorio geografico. Se questo è un uomo, il suo primo libro, sono singoli capitoli scritti in momenti diversi e poi montati. L'ordine cronologico nel libro è spesso subordinato a quello tematico. Ad esempio il capitolo I sommersi e salvati. Ogni capitolo poi è composto di parti più piccole, micro capitoli, dove prevale una scrittura aforistica. È anche uno scrittore aforistico. Ha detto di sé, frasi buone per lapidi, quelle che scriveva. Questo gli ha permesso, nell'edizione del 58, di aggiungere quelle 30 pagine in alcuni punti del libro senza alterare il tessuto del capitolo. Faccio un esempio, uno dei più belli. A un certo punto inserisce nella storia, nelle vicende, la figura di Emilia. Questo è il pezzo che sto per leggere, è inserito dentro senza alterare assolutamente l'equilibrio della pagina. Ed è, come sentirete, poche righe, ma così efficaci. Così morì Emilia, che aveva 3 anni, poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei. Emilia, figlia dell'ingegner Aldo Levi di Milano, che era una bambina curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente, alla quale durante il viaggio nel vagone gremito il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco, in acqua tiepida,
che il degenere macchinista tedesco aveva acconsentito a spillare dalla locomotiva che ci trascinava tutti alla morte. Nella tregua, libro del 63 che abbiamo già citato, la cornice è data dal viaggio e dalle varie tappe di questo viaggio. Lei vi racconta di aver tenuto un appunto. Il sistema periodico, libro magnifico, un'autobiografia del 1975, c'è la tavola di Mendeleev, quella degli elementi chimici, attraverso cui lei vi racconta la propria autobiografia, composta perciò di capitoli, ma che possono stare in piedi da soli. Ne ha scritti persino degli altri, che non sono dentro nel libro, ma figurano in un altro libro di racconti, Lilith, La chiave a stella, 1978, 3 anni dopo. Le storie di Faussone costituiscono tanti episodi dentro la cornice del dialogo tra il narratore-ascoltatore, questa doppia figura di Levi, narratore-ascoltatore, e il montatore di gruppo, appunto Faussone. Ma c'è anche lo scrittore fantastico. 1946, è appena tornato dal lager e scrive un racconto stranissimo che lascia ancora oggi abbastanza stupefatti. Si intitola I Mnemagoghi, che è un neologismo inventato da Levi. Lo scriverà appunto nel 1946 e uscirà nel 1948 su un giornale. Due medici, uno giovane e un anziano. Il secondo lascia il posto al primo, ma prima di lasciargli questo posto gli mostra una cosa molto strana, cioè la sua collezione di boccette. Dentro queste boccette sono custoditi i ricordi del medico, sotto forma di aromi, odori, profumi. Ogni boccetta gli ricorda qualcosa del suo passato. Il tema è la memoria, ovviamente, ma anche gli odori. Levi ha detto una volta, ha scritto in un articolo, di essere diventato chimico per via degli odori, per il naso. La memoria, ci dice questo racconto, è diversa per ciascuno di noi. E ancora, Storie naturali, 66, Vizio di forma, 1971. Sono due libri di racconti. Calvino aveva trovato una formula efficacissima in una lettera diretta a Levi. Calvino è stato il suo editor, cioè l'uomo che si è occupato dei suoi libri per un lungo periodo in Einaudi. Li aveva definiti fantabiologici, perché la biologia è una delle chiavi di lettura di molti racconti. Sulla fascetta di Storie naturali, quando uscì il libro, la fascetta che lo avvolgeva di colore giallo, c'era scritto fantascienza, punto di domanda. Possiamo dire che in generale sono racconti fantastici, con una forte dose di invenzione che riguarda il presente e il passato. I Mnemagoghi è una novella fantastica. Questio de Centauris, un racconto mitologico. Alcune applicazioni del mimete, è un altro titolo di racconto, è un testo di fantascienza. Il Passamuri è un testo fantastico. Psicofante è tra il fantastico e il fantascientifico. Insomma, per parlare di Levi bisogna usare un'espressione del Levi narratore fantastico, un'espressione che lui stesso ha usato. Ha parlato della propria capacità fantastica come intuizione puntiforme. La sua fantasia, la sua immaginazione si fonda su dei punti, piccoli punti. C'è anche il narratore. Cosa vuol dire il narratore? È diverso dallo scrittore, è diverso dallo scrittore fantastico. Nel racconto, come nella novella, genere che Levi pratica in più occasioni, c'è un forte rapporto tra oralità e scrittura. Lui stesso ha detto più volte di aver sperimentato a voce i suoi racconti con amici e parenti sin dal 1945. Il testimone ha una paura, un timore. È il timore di non essere ascoltato. Qui c'è mia sorella e qualche mio amico non precisato e molta altra gente. Tutti mi stanno ascoltando. Io sto raccontando proprio questo. Il fischio su tre note, il letto duro, il mio vicino che io vorrei spostare ma ho paura di svegliarlo perché è più forte di me.
Racconto anche diffusamente della nostra fame, del controllo dei pidocchi e del capo che mi ha percosso sul naso e poi mi ha mandato a lavarmi perché sanguinavo. È un godimento intenso, fisico, inesprimibile, essere nella mia casa, fra persone amiche, ed avere tante cose da raccontare. Ma non posso non accorgermi che i miei ascoltatori non mi seguono. Anzi, essi sono del tutto indifferenti. Parlano confusamente da altro fra di loro, come se io non ci fossi. Mia sorella mi guarda, si alza e se ne va senza far parola. Questo è un brano tratto da Se questo è un uomo. Ma andiamo avanti nel raccontare le facce di questo poliedro che è Primo Levi. C'è il saggista, scrittore di articoli di giornale, Elzeviri, come si chiamavano allora. Dal 1963, dopo aver vinto il premio Campiello con La Tregua, inizia a collaborare al Giorno. Poi, dal 75, dopo il suo pensionamento dalla Siva, dalla fabbrica chimica, intensifica i suoi articoli sulla Stampa, a cui ha cominciato a collaborare. E scrive secondo un genere tipico delle terze pagine dei quotidiani, che poi raccoglierà in un libro bellissimo che si chiama L'altrui mestiere. Ma è anche saggista in quel capolavoro letterario e saggistico che è I sommersi salvati, uno dei libri più importanti del XX e sicuramente anche del XXI secolo. Spesso mescola insieme tutti questi aspetti, il narratore, lo scrittore, il saggista. Ma c'è anche il poeta. 1945, torna a Torino. I primi testi che Levi scrive, testi letterari, sono delle poesie e quei racconti come i mnemagoghi. Non comincia testimoniando immediatamente. La voce del poeta è una voce diretta. Questo aspetto resterà a lungo inedito, salvo per una poesia che tutti noi conosciamo, che è quella che apre Se questo è un uomo. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici. Questa poesia è anche la prima cosa che ha pubblicato su un giornale o una rivista. Insomma, debutta come poeta. Non è neanche la prima cosa che ha scritto, perché ci sono altre poesie. Buna, piedi piagati e terra maledetta, lunga la schiera nei grigi mattini, fuma la buna dai mille camini. Altra poesia, cantare. Ma quando poi cominciamo a cantare le nostre buone canzoni insensate, 25 febbraio 1944, alto titolo, vorrei credere qualcosa oltre, oltre che la morte ti ha disfatta, o il canto del corvo, dove parla questo animale. Sono venuto di molto lontano per portare mala novella. Sono tutte poesie scritte tra il 28 dicembre 1945 e il 9 gennaio 1946. Queste date le ha poste Levi sotto ogni poesia. Soltanto nel 1970 pubblica in un'edizione privata 23 poesie. Nel 1975 l'editore Scheiwiller di Milano le raccoglie in un volume, L'Osteria di Brema. E solo nel 1984 esce da Garzanti, Ad ora incerta, che raccoglie le sue poesie e traduzioni poetiche da lingue straniere. Che poesie sono? Riprendono forme poetiche tradizionali, assai diverse. Da Carducci a Coleridge, alla Bibbia, a Catullo, sono versi originali e strani e che costituiscono, per ammissione di Levi stesso, la parte non razionale della sua personalità. Pubblicandola nell'84, appone una pagina di prefazione Ad ora incerta. È scritto così. In tutte le civiltà, anche in quelle ancora senza scrittura, molti illustri oscuri provano il bisogno di esprimersi in versi.
e vi soggiacciono. Secernono quindi materia poetica indirizzata a se stessi, al loro prossimo o all'universo, robusta o esangue, eterna o effimera. La poesia è nata certamente prima della prosa. Chi non ha mai scritto versi? Uomo sono. Anch'io ad intervalli irregolari, ad ora incerta, ho ceduto alla spinta. A quanto pare è scritta nel nostro patrimonio genetico. In alcuni momenti la poesia mi è sembrata più idonea della prosa per trasmettere un'idea o un'immagine. Non so dire perché. E non me ne sono mai preoccupato. Conosco male le teorie della poetica. Leggo poca poesia altrui. Non credo nella sacertà dell'arte, neppure credo che questi miei versi siano eccellenti. Posso solo assicurare l'eventuale lettore che in rari istanti, in media non più di una volta all'anno, singoli stimoli hanno assunto naturali per una certa forma, che la mia metà razionale continua a considerare innaturale. Torniamo indietro nel tempo, torniamo prima di tutto, come se riavvolgessimo il nastro di questa vicenda di Primo Levi Poliedro. 1937. C'è il Primo Levi chimico, quello che viene prima di tutto, prima dello scrittore, prima del poeta, prima del saggista. 1937, si iscrive al corso di chimica alla Facoltà di Scienze di Torino. Nel 1938 le leggi razziali escludono gli ebrei dalle università. Ma Primo può completare il corso. E nel 1941 si laurea pieni voti cum laude. La chimica è uno dei perni intorno a cui ruota la sua vita, ma anche la sua opera di scrittore. Grazie alla chimica si è salvato ad Auschwitz, lavorando nella Buna, la fabbrica di chimica sintetica, di gomma sintetica realizzata dai tedeschi. Poi voleva fare lo scrittore e invece ha fatto il chimico come professione alla Siva, un'industria di vernici industriali, dove ha lavorato a lungo dal 1947 al 1975, a Settimo Torinese. La chimica è la base di un suo libro, Il sistema periodico, pubblicato nel 75, che ho citato prima. E la chimica torna in tanti racconti, anche nella Chiave a stella del 78, o nell'Altrui mestiere, questa raccolta di scritti apparsi sui giornali. Quanta importanza ha la chimica nel suo modo di scrivere? Beh, lo spiega lui, lo spiega Primo Levi, in un dialogo con Tullio Regge. Ha detto così: per quella che è stata la mia esperienza, devo dire che la mia chimica, che poi è una chimica bassa, quasi una cucina, mi ha fornito in primo luogo un vasto assortimento di metafore. Mi ritrovo più ricco di altri colleghi scrittori perché per me termini come chiaro, scuro, pesante, leggero, azzurro hanno una gamma di significati più estesa e più concreta. Per me l'azzurro non è solo quello del cielo. Ho 5 o 6 azzurri a disposizione. Voglio dire che ho avuto per le mani dei materiali di uso non corrente, con proprietà fuori dall'ordinario, che hanno servito ad ampliare in senso tecnico il mio linguaggio. Quindi dispongo di un inventario di materie prime, di tessere per scrivere, un po' più vasto di quello che possiede chi non ha una formazione tecnica. In più, ho sviluppato l'abitudine a scrivere compatto, a evitare il superfluo, la precisione, la coincisione, che, a quanto mi si dice, sono il mio modo di scrivere. Mi sono venute dal mestiere di chimico, come anche l'abitudine all'obiettività, a non lasciarsi ingannare facilmente dalle apparenze. Qual è la forma mentis, se possiamo dire così, di Primo Levi? La chimica, il suo esercizio, ha modellato, come abbiamo letto poco fa, proprio una forma di pensare, un modo di pensare, ma forse anche qualcosa
che preesiste alla chimica e alla scienza. Primo Levi ha la forma mentis del detective. Perché, come ha raccontato in almeno due luoghi della sua opera narrativa, Sistema periodico e La chiave stella, lui lavora con piccoli indizi per risolvere casi di vernici che non funzionano o che sono adulterate. C'è dunque anche un Primo Levi pensatore. Naturalmente lo usiamo questa espressione in senso lato, forma mentis, 1986. C'è un punto del suo libro che io credo sia il più importante, I sommersi salvati, uscito in quell'anno, un anno prima della sua scomparsa, in cui manifesta qual è il suo sistema di ragionamento, o almeno uno dei modi principali del suo modo di ragionare. Ciò che comunemente intendiamo per comprendere, scrive Levi, coincide con semplificare. Senza una profonda semplificazione, il mondo attorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito che sfiderebbe la nostra capacità di orientarci e di decidere le nostre azioni. Siamo, insomma, costretti a ridurre il conoscibile a schema. A questo scopo tendono i mirabili strumenti che ci siamo costruiti nel corso dell'evoluzione e che sono specifici del genere umano: il linguaggio e il pensiero concettuale. Questo desiderio di semplificazione è giustificato. La semplificazione non sempre lo è. È un'ipotesi di lavoro utile in quanto sia riconosciuta come tale e non scambiata per la realtà. La maggior parte dei fenomeni storici e naturali non sono semplici, e non semplici della semplicità che piacerebbe a noi. Si potrebbe commentare a lungo questo brano, uno dei più efficaci di Levi nello spiegare il suo modo di ragionare. Faccio solo notare due cose. Il fatto che i principali strumenti che l'uomo usa sono il linguaggio e il pensiero concettuale. Levi è un pensatore della complessità. Ha scritto: la maggior parte dei fenomeni naturali e storici sono complessi, ma sa benissimo come per orientarci nella vita sia necessaria la semplificazione. Ma c'è semplificazione e semplificazione. Questo passo dei sommersi e salvati, del suo ultimo libro, pubblicato in vita, va letto, a mio parere, insieme a un altro passo. Disse questo un uomo, aggiunto nell'edizione del 1958. Non c'è in quella del 47. È un passo molto importante e qui ritroviamo Steinlauf, l'ex sergente austro-ungarico, che spiega a Levi cosa fare per resistere. Dobbiamo quindi certamente lavarci la faccia senza sapone nell'acqua sporca e asciugarci nella giacca. Dobbiamo dare il nero alle scarpe, non perché così prescrive il regolamento, ma per dignità e per proprietà. Dobbiamo camminare dritti, senza strascicare gli zoccoli, non già in omaggio alla disciplina prussiana, ma per restare vivi, per non cominciare a morire. E qui commenta Levi l'affermazione di Steinlauf. Queste cose mi disse Steinlauf, uomo di volontà buona, strane cose al mio orecchio dissueto, intese e accettate solo in parte e mitigate in una più facile, duttile e blanda dottrina, quella che da secoli si respira al di qua delle Alpi e secondo la quale, fra l'altro, non c'è maggior vanità che sforzarsi di inghiottire interi sistemi morali elaborati da altri sotto altro cielo. No, la saggezza e la virtù di Steinlauf, buone certamente per lui, a me non bastano. Di fronte a questo complicato mondo infero, le mie idee sono confuse. Sarà proprio necessario
elaborare un sistema e praticarlo, o non sarà più salutare prendere coscienza di non avere sistema? Tre cose. Rivendica qualcosa che è proprio degli italiani. Non c'è maggior vanità che sforzarsi di inghiottire interi sistemi morali elaborati sotto altri cieli. E ancora ci dice: guardate, davanti a questo complicato mondo infero che è il lager, le mie idee sono confuse. Elaborare un sistema o prendere coscienza di non aver sistema? Sono frasi che fanno molto riflettere, le lascio sospese. Ma se vogliamo analizzare la forma mentis di Levi, il suo modo di ragionare sul lager, bisognerà tenerne conto. 40 anni dopo elaborerà un tema formidabile, straordinario, la zona grigia, che non è un sistema, ma un modo di ragionare intorno alla responsabilità dei singoli di fronte al potere. Le sue, quelle del pensatore, Levi, sono forme di pensiero, modi di pensare, sono un metodo, non un sistema. C'è anche un Levi psicologo, poco conosciuto, 1947, torniamo sempre a se questo è un uomo. Ci sono almeno due sentimenti in cui si ferma Levi: la felicità, e dunque anche il suo contrario, l'infelicità, l'invidia e il tema anche del dolore. Felicità e infelicità. Da se questo un uomo, capitolo intitolato Il viaggio. Tutti scoprono più o meno presto nella loro vita che la felicità perfetta non è realizzabile, ma pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta, che tale è anche un'infelicità perfetta. I momenti che si oppongono alla realizzazione di entrambi i due stati limite sono della stessa natura. Conseguono dalla nostra condizione umana, che è nemica di ogni infinito. Vi si oppone la nostra sempre insufficiente conoscenza del futuro, e questo si chiama in un caso speranza e nell'altro incertezza del domani. Vi si oppone la sicurezza della morte, che impone un limite ad ogni gioia, ma anche a ogni dolore. Vi si oppongono le inevitabili cure materiali che, come inquinano ogni felicità duratura, così distolgono assiduamente la nostra attenzione dalla sventura che ci sovrasta e ne rendono frammentaria e perciò sostenibile la consapevolezza. E di nuovo torna sul tema dell'infelicità, sempre in sé questo un uomo, con una precisione e con una quasi naturalezza. È un ragazzo che ha poco più di 20 anni, 26, 27 anni, e scrive delle frasi che colpiscono. Poiché è tale la natura umana che le pene e i dolori simultaneamente offerti non si sommano per intero nella nostra sensibilità, ma si nascondono i minori dietro i maggiori, secondo una legge prospettica definita. Questo è provvidenziale e ci permette di vivere in campo. Ed è anche questa la ragione per cui spesso nella vita libera si sente dire che l'uomo è incontentabile. Mentre piuttosto che di una incapacità umana per uno stato di benessere assoluto, si tratta di una semplice e insufficiente conoscenza della natura complessa dello stato di infelicità, per cui alle sue cause, che sono molteplici e gerarchicamente disposte, si dà un solo nome, quello della causa maggiore, fino a che questa abbia eventualmente a venir meno, e allora ci si stupisce dolorosamente al vedere che dietro ve n'è un'altra, e in realtà una serie di altre. Questo è nel capitolo di Se questo un uomo, che si intitola Una buona giornata. Ma anche il dolore, il tema del dolore, è un tema importantissimo in Levi. In Levi non è la ragione l'elemento che aiuta a ricostruire l'uomo, dal momento che non vi è certezza che essa possa trionfare
o che i suoi prodotti non siano in qualche misura avvelenati. L'elemento su cui fondare la ricreazione del mondo è paradossalmente proprio il dolore. Questa chiave di lettura è ribadita in un piccolo racconto che sta in Lilith e altri racconti, questo volume, e si intitola Un testamento. Vi si narra del testamento lasciato da un cavadenti al figlio che continuerà dopo la sua morte la professione del padre. Parodiando un antico testo tra il serio e il faceto, Levi enuncia la sua teoria del dolore. Il dolore, anche se non è l'unico dato dei sensi di cui sia lecito dubitare, scrive Levi, è il meno dubbio. Il cavadenti ricorda al figlio la certezza dell'esistenza, che dovrebbe basarsi proprio sul dolore e non sul dubbio metodico cartesiano. E scrive così. Infatti, spesso chi pensa non è sicuro di pensare. Il suo pensiero ondeggia fra l'accorgersi e il sognare. Gli sfugge di tra le mani, rifiuta di lasciarsi afferrare, configgere sulla carta in forma di parole. Ma invece, chi soffre sì. Chi soffre non ha dubbi mai. Chi soffre è, ahimè, sicuro sempre. Sicuro di soffrire ed ergo di esistere. Questa è un'etica completamente laica, dal momento che non vi è in Levi nessun accenno teologico, né tantomeno una teologia del male. Il dolore è intenso come fatto fisiologico. Levi è un materialista, potremmo dire un materialista leopardiano, che considera il dolore come una fonte di conoscenza. Incontro il dolore, un altro testo saggistico nell'altrui mestiere, Levi spiega come mai gli animali debbano essere rispettati. Non perché sono un dono di Dio, come sostengono i teologi, o perché servono all'uomo, come dicono altri, ma perché è una norma scritta in noi e riconosciuta da tutte le religioni e legislazioni, ci intima di non creare dolore, né in noi né in alcuna creatura capace di percepirlo. Arcano è tutto, fuorché il nostro dolore. Le certezze del laico sono poche, scrive Levi, ma la prima è questa. È ammissibile soffrire e far soffrire solo a compenso di una maggior sofferenza evitata a sé o agli altri. Levi è convinto che la vita di un corvo, di un grillo, non valga come la vita umana ed è dubbioso sul fatto che un insetto possa percepire il dolore come lo percepiscono gli uomini, mentre gli pare possibile che soffrano uccelli e mammiferi. Per questo la regola a cui conformarsi è quella di diminuire per quanto possibile questa sostanza, il dolore, che inquina ogni vita. Il testo è un evidente esempio di quell'etica, potremmo dire, ispirazione kantiana professata da Levi. Un'etica che si confà perfettamente al suo carattere. Abbiamo parlato degli animali. Ecco gli animali, la grande passione di Levi. C'è un Levi etologo, un'altra faccia. Tutti hanno presente la foto di Mario Monge in cui Levi pone una sua scultura, il gufo, davanti a se stesso. Scultura che è esposta qui a Milano. Levi ha anche disegnato il gufo per le copertine del libro L'altrui mestiere, con un computer. Ha anche usato i computer, è stato uno dei primi. C'è un altro aspetto di questo poliedro. E quando ha disegnato questo gufo ha detto, il gufo sono io. Il bestiario di Levi è amplissimo. E l'etologia era un aspetto che gli interessava moltissimo. Ha letto Coran Loraz quando ancora questo autore, fondatore dell'etologia, era in sospetto di essere un autore di destra. E l'etologia sospettata di essere un pensiero di destra. L'etologia umana. C'è un'etologia umana fin dal primo libro. Bellissima espressione che sembra anticipare molti pensatori e scrittori successivi. Quando spiega che cos'è il lager. Una gigantesca esperienza biologica e sociale. Questa è una frase di Levi, scritta nel 1946. C'è l'etologia animale, negli animali presenti nei suoi racconti, negli articoli di giornali, un bellissimo racconto, Romanzi dettati dai grilli. È un piccolo testo pubblicato su un giornale. Sono tantissimi, gatto, cane, formiche, api, dromedario, elefante, scimmia.
Questo bestiario è stato realizzato anche con i fili di ferro e di rame ed è esposto qui in una bellissima mostra che vi invito a venire a vedere. Tra tanti animali ne scelgo uno, lo scarafaggio. Levi, appassionato di insetti, è l'unico scrittore con Vladimir Nabokov ad avere identificato correttamente in quale insetto si è trasformato Gregor Samsa, il protagonista delle Metamorfosi di Kafka. Non si tratta di uno scarafaggio, scrive in un testo intitolato Gli scarabei, bensì di un grosso coleottero. Ci sono anche i ragni, verso cui nutre una grande paura, e racconti in cui fa parlare gli animali scritti per Airone, la talpa, la ragna al femminile, la formica, il gabbiano. C'è persino un canguro. In un racconto, Cena in piedi, del 1977, subito non si capisce chi è il protagonista. Poi si comprende che è un canguro maschio di nome Innaminka, che è stato invitato a una cena in piedi, a cui partecipa con un certo disagio. Si sente fuori posto, non sa dove fare la pipì, non sa come nutrirsi, mangia le foglie di una pianta della casa. Nessuno di lui si accorge, non capisce che è un canguro. Una donna lo accarezza, gli racconta le sue pene amorose. Poi arriva un uomo e la trascina via. Così il canguro a balzelloni fugge dalla casa dove è ospite. Vorrei terminare questa carrellata sulle tante facce di Primo Levi leggendo da una lettera che è stata pubblicata poco tempo fa, che reca una data. Quella del 26 novembre 1945, un mese dopo il suo ritorno a Torino. È una lettera indirizzata agli zii e cugini che sono approdati in Sud America prima della guerra, dopo le leggi razziali del 38. È una lettera straordinaria per lucidità, vivacità, intelligenza e sensibilità. E a leggerla tutta, qui non la posso leggere, ma la trovate anche online, è stata pubblicata sulla stampa. C'è dentro tutto il suo primo libro e anche molte cose che scriverà in seguito, perché questa è un'altra peculiarità di Levi, di svolgere questo gomitolo di pensieri nell'arco del tempo. Ne leggo un pezzo. Le impressioni generali sono poco allegre. L'Europa è vecchia, maledetta e pazza. L'Italia è ancora fra le regioni privilegiate. I tedeschi non sono uomini, bisognerebbe distruggerli o rieducarli, e sono entrambi cose impossibili. Ho parlato con tedeschi prigionieri dei russi dopo l'armistizio, seri, freddi e convinti. Ti dicono: anche questa volta è andata male, la prossima andrà meglio. I russi hanno dimenticato Marx, hanno sentito il gusto dell'Occidente e non hanno più voglia di fermarsi. I Balcani sono più che mai una polveriera. Tutte le annose questioni di confini sono ancora aperte e ciascuno profitta della situazione poco chiara per farsi largo a gomitate. In Polonia, dopo l'occupazione russa e fino a giugno, sono stati uccisi in pogrom più di 2.000 ebrei che erano sfuggiti alla strage nazista. Centinaia di migliaia di prigionieri di guerra attendono ancora il rimpatrio. Fra questi, almeno 20.000 italiani passeranno ancora un inverno nei campi russi al di là degli Urali. Quanto all'Italia, forse qualcosa già sapete. La parte migliore della nostra generazione, nel nord, a sud le cose si sono svolte diversamente, ha partecipato alla resistenza contro i tedeschi e i neofascisti. Poi alla guerra partigiana e all'insurrezione dell'aprile 1945. Come d'uso, i migliori sono scomparsi e a cose finite la scena è stata invasa dall'ambizione e dalla dubbia fede. Le superstiti coscienze integre sono deluse. Il fascismo ha dimostrato di avere radici profonde. Cambia nome e stile e metodi, ma non è mai morto. E soprattutto sussiste acuta la rovina morale e materiale in cui esso ha indotto il popolo. Fa freddo. C'è poco da mangiare, non si lavora, fiorisce il banditismo e mentre si parla di democrazia sociale,
crescono mostruosi nuovi capitalismi nati dal traffico nero. È l'aristocrazia più antisociale. La guerra è finita, ma ancora non c'è la pace. Per tutte queste ragioni mi interesserebbe avere da voi qualche informazione sulle condizioni di vita dalle vostre parti. Possibilità di lavoro per i tecnici, grado di xenofobia, prezzo della vita, sviluppo dell'industria. Non ho ancora alcun progetto preciso, perciò tutto mi può interessare. Grazie. Allora, grazie, scusate che lascio spazio anche a Pietro Scarnera, che lo invito a raggiungerci. Io non ho da dire molto, perché è veramente stata una lezione bellissima, emozionante, e le parole di Marco Belpoliti e i disegni di Pietro Scarnera penso che hanno veramente dato modo di vedere questo poliedro Primo Levi. Mi piace ricordare che c'è anche un disegno che Primo Levi ha realizzato, come ricordava Marco Belpoliti, al computer, un Macintosh penso, che rappresenta proprio dei poliedri, delle figure geometriche tridimensionali. E grazie mille davvero per questa bellissima lezione e spettacolo. Grazie a tutte e due. E venite ancora naturalmente a visitare la mostra, ricordo ancora settimana prossima, orario speciale fino alle 19. Grazie a tutti.